Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come: a pochi giorni dal ritorno dell'Isola dei Famosi, Pier Silvio Berlusconi interviene imponendo un cambio di rotta radicale, nessuno se lo sarebbe mai aspettato, cosa sta accadendo? Punto dell'Isola dei Famosi e della sua conduttrice, non si è smesso di parlare dalla fine della precedente edizione. Fu proprio quello il periodo in cui Ilaria Blasi finì al centro del polverone mediatico per la nota separazione da Totti. Cresce sempre di più dunque, la trepidazione per il ritorno in TV dell'ex letterina, completamente assente dal piccolo schermo proprio da quell'evento. Il reality show è pronto a raccogliere il testimone del GF VIP 7 partendo in grande stile il prossimo lunedì 17 aprile. Ma a far parlare da tempo sono i rumors su componenti del cast e concorrenti. Poche certezze e molti dubbi fino a questo momento, considerando che le rivelazioni ufficiali provenienti dalla produzione del programma sono state ben poche. Una sicurezza c'è ed è che la conduttrice potrà contare anche quest'anno sulle sue spalle fidate, Alvin Dall'Honduras, e Vladimir Luxuria in studio. A loro si aggiunge un volto nuovo per la trasmissione, il vulcanico Enrico Papi pronto a regalare molte sorprese. Ma cosa si sa invece dei naufraghi? Tra ipotesi che si alternano da mesi, il reality ha snocciolato soltanto pochi nomi. Ad aggiungere ulteriore fermento, ci sarebbe un'inaspettata sterzata proveniente proprio dall'alto. Pier Silvio non ci sta. Pier Silvio Berlusconi elimina i nomi dal cast, a chi ha detto no? Dopo l'andamento turbolento dell'ultima edizione del GF VIP 7, Pier Silvio Berlusconi starebbe studiando molto bene le sue mosse. È stato proprio lui, nella fase finale del programma, a tirare le orecchie a conduttore e produzione, imponendo nuove rigide regole mirate a riportare sulla buona strada. Un rischio che non vorrebbe correre nuovamente con l'Isola dei Famosi, per la quale avrebbe deciso di andarci molto cauto già dal principio. Sono ancora pochi i nomi dei concorrenti ufficiali annunciati dal programma attraverso le pagine social. Si apprestano a partire per l'Honduras, Alessandro Cecchi Paoni in compagnia del giovane fidanzato Simone Antolini, Elena Prestes, Fiore Argento, Natalie Caldnazzo e l'ex suor Cristina Scuccia. Molti dei nomi che ormai erano dati quasi per certi però, sarebbero al momento sul filo del rasoio. Giunge da Dagospia la spifferata secondo cui Pier Silvio Berlusconi starebbe intervenendo all'ultimo minuto sul cast dell'Isola, dicendo dei pesanti no a chi non ritiene adeguato al contesto che vuole creare nel programma. Gira voce che ai piani alti, per essere più precisi nella persona di Pier Silvio Berlusconi, abbiano deciso di intervenire sul cast modificandolo in extremis, si legge nell'indiscrezione. Ma di chi si parla in particolare? Pare che ad essere fatto fuori sia Luca Di Carlo, avvocato ed amico intimo di Ilona Staller, che nella precedente edizione catturò l'attenzione nel pubblico in studio. Allo stesso modo il Biscione avrebbe rifilato la sua porta in faccia anche a Gianmarco Onestini, fratello dell'ex Geffino Luca ed ex concorrente della Pupa e il Secchione. Non resta che attendere ulteriori conferme prima del grande debutto. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.